che fascia di condensa può durare tanto, può durare poco a seconda delle condizioni che ci sono in quota. Se c'è un forte vento possono assumere anche forme molto particolari, infatti si vedono, no? Delle scie di condensa circolari. Ecco, c'è un'altra cosa che volevo chiedere, lei giustamente mi dice no, ci sono queste situazioni, però mi spiega perché secondo lei, naturalmente, c'è un aereo che parte, fa una scia lunga, poi si gira e torna indietro, poi si rigira e torna indietro, poi fa un giro, cioè non ha niente altro da fare quel pilota? Beh, io adesso, fino ad oggi non ho mai visto un video che mi mostrasse un aereo che va fa una, diciamo, il suo percorso, poi a un certo punto fa un giro a U, torna indietro, come se stesse in realtà passando sotto una città. Io non ho mai visto una cosa del genere. Io le scie chimiche, credo che neanche, non abbia mai visto Dio, ma magari ci crede. C'è anche chi ci crede, ma io sono uno scienziato e mi devo attenere a quello che un agnostico, che posso dimostrare, insomma, esatto. Cioè, nel momento in cui mi si mostrerà una scia di condensa o scia chimica, a seconda di chi una scia, diciamo, che sopra una città va in una direzione, poi l'aereo fa una virata U, ripassa, poi fa un'altra virata U, ripassa, eccetera, allora potrò iniziare a interrogarmi su cosa sia in quel caso. Ma fino adesso nemmeno, per dire, i fratelli Marciano, che sono, tra virgolette, i guru delle scie chimiche in Italia. Non solo, ce ne sono molti scienziati in tutto il mondo che è molto, molto saggi, molto saggi, che si sono posti molte domande davanti a queste cose e hanno cercato di dare una risposta. Come non si sa perché alcune scie rilasciate dagli aerei abbiano questo strano aspetto. Sono queste. Qui vediamo che proprio l'aereo sta facendo, sta dando il meglio di sé. Non solo rilasciano sostanze strane, ma fanno anche rotte strane. E quindi che dubbi rimangono? Non è una cosa dove ci sono dubbi o zone d'ombra. La teoria delle scie chimiche, così come è normalmente presentata, non ha alcun fondamento. In realtà si tratta, quelle scie bianche che noi vediamo in cielo sono scie di condensazione.